Allora, Sindaco, un viaggio a 360 gradi tra quelli che sono gli aspetti più importanti della città di San Giovanni, dal lavoro al verde pubblico, dalle grandi opere ancora da realizzare, ma soprattutto questa sera è una novità, lei è pronto a ricandidarsi e a ricoprire di nuovo il ruolo di Sindaco di San Giovanni. Sì, io, come dire, metto a disposizione questa volontà che ho espresso stasera di portare a compimento le cose che sono iniziate in questa legislatura. Fare il sindaco di una città significa necessariamente avere a disposizione due legislature per fare tutto quello che c'è da fare. Questo valeva prima e vale ancora di più oggi, che le difficoltà rallentano i processi, creano difficoltà nel reperire risorse, e penso che sia, diciamo così, una scelta che mi è stata chiesta e sulla quale ho una disponibilità. È chiaro, e poi non decido solamente io, ci saranno i cittadini, il Partito Democratico, che deciderà se fare le primarie o meno. Su questo io sono anche disponibile a partecipare a una nuova tornata di primarie. Poi naturalmente lo decideranno i cittadini con il loro voto. Ecco, anche detto che lascio che siano i cittadini a giudicare, fermo restando però i problemi, le problematiche che il Comune, come tanti altri comuni, ha dovuto affrontare e superare sulla scia della crisi economica. Sì, io credo che quando i cittadini giudicheranno dovranno tenere conto di quello che sono stati questi 5 anni, il fatto che dal 2008-2009 ad oggi il mondo è cambiato totalmente. Non c'è solo un problema di tagli alle risorse dei comuni, ma c'è un problema di depauperamento del tessuto socio-economico, di aziende che hanno chiuso battenti, che hanno mandato a casa i lavoratori, che hanno in qualche modo anche tolto una serie di risorse che venivano riconosciute alle associazioni, alle società sportive, e che oggi si rivolgono a noi più di prima per avere un sostegno, un contributo, un aiuto a poter, per poter mandare avanti l'attività, anche perché non ci dimentichiamo che l'associazionismo è un valore inestimabile che noi abbiamo e che vogliamo assolutamente mantenere.